non può vivere senza di te, guidala sempre con la tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio è perenne con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Naaman, comandante dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo Signore, estimato, perché per suo mezzo il Signore aveva concesso la salvezza agli aramei. Ma quest'uomo prode era lebbroso. Ora, bande aramee avevano condotto via prigioniera dalla terra di Israele una ragazza, che era finita al servizio della moglie di Naaman. Lei disse alla padrona: «Oh, se il mio Signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò a riferire al suo Signore: «La ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così e così». Il re di Aram gli disse: «Va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele». Partì dunque, prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 mute di abiti. Portò la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: «Orbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lebbra». Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: «Sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi ordini di liberare un uomo dalla sua lebbra? Riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele». Naaman arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: «Va, bagnati 7 volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato». Naaman si sdegnò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo, certo verrà fuori e, stando in piedi, invocherà il nome del Signore suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà la lebbra. Forse l'Abanà e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi?» Si voltò e se ne partì adirato. Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: bagnati e sarai purificato». Egli allora scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo, egli era purificato. Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio, entrò e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra, se non in Israele». Parola di Dio. Prendiamo. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Verrò all'altare di Dio,
a Dio mia gioiosa esultanza, a te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. E grande è con lui la redenzione. Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga di Nazaret: in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, quante volte anche noi non ci comportiamo come Naaman il siriano? Io pensavo che abbiamo ascoltato. Succede nella nostra vita di non accettare subito il piano di Dio. E a questo punto ci mettiamo a riflettere, ci mettiamo a trovare tutte le scuse possibili. Abbiamo ascoltato nel Vangelo come Gesù, ricordiamo, torna a Nazaret e nel giorno di sabato va nella sinagoga e legge il brano del libro di Isaia. Alla fine della lettura tutti la guardano e Gesù dice: queste parole oggi si sono adempite. A questo punto i suoi connazionali da una parte rimangono stupiti, ma poi Gesù si accorge che loro cercano soltanto le parole belle, che loro aspettano da Lui di compiere i prodigi, i miracoli. Gesù le risponde con
mettendo di fronte a loro quello che è successo a Elia, Gesù si mostra così nel cammino dei profeti di Elia, di Eliseo, che neanche loro non sono stati ascoltati, neanche loro non sono stati accolti dai propri connazionali, ma si sono indirizzati verso le persone straniere, verso i pagani. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci vuol dire che per ascoltare il Signore ci vuole una purificazione, ma non soltanto esteriore, non soltanto quella quaresimale, ma ci vuole una purificazione interiore, anche dei nostri pensieri, la lebbra del peccato, la lebbra dei pensieri cattivi è più forte della salute del corpo. Ecco, abbiamo ascoltato nella prima lettura come Naaman il siriano fa un cammino, lui si indirizza subito verso Israele quando sente da questa ragazza che c'è il profeta, c'è l'uomo del Signore. In fretta fa tutto, ma quando il profeta gli chiede di fare per 7 volte il bagno, lui si rifiuta. Quante volte nella nostra vita ci fidiamo di una parola di un amico, di un prete, della parola del Signore, e quante volte quando stiamo per arrivando nella cima del nostro cammino non ci dubitiamo, ci mettiamo in dubbio. Ecco, di nuovo intervengono le persone molto semplici, i servi, e gli chiedono: ma se ti chiedeva la metà delle tue ricchezze, non davi per la tua salute? Anche noi siamo disposti a pagare, a spendere tantissimo per la nostra salute, ma quando si tratta di fare spazio al Signore, quando si tratta di cambiare il nostro modo di pensare e di guardare il prossimo come un fratello, facciamo fatica. Facciamo fatica, possiamo spendere quello che abbiamo, ma non di toccare il nostro intimo. E ci ricordiamo che il Signore sta proprio nel nostro intimo. Carissimi fratelli e sorelle, questo cammino di purificazione è stato anche per Francesco. Ricorda Celano, parlando di Francesco, che subito dopo che ha venduto il cavallo e i tessuti a Foligno, ritornando si ritira a San Damiano, quando il suo padre Pietro Bernardone va a prenderlo, Francesco si nasconde, per qualche tempo si ritira, ha paura. Ma la seconda volta, quando il suo padre va a incontrarlo, testimonia Tommaso che Francesco riesce a incontrarlo, sorridente, con tanta pace, e gli parla con bontà. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, siamo invitati ad abbandonare l'uomo vecchio per diventare persone nuove in Cristo.
Fratelli, come il popolo eletto, anche noi attendiamo il Signore, che verrà a instaurare definitivamente il suo regno. Con questo spirito preghiamo. Diciamo insieme: santifica il tuo popolo, o Signore. Santifica il tuo popolo, o Signore. Nell'acqua del battesimo siamo diventati figli di Dio, incorporati a Gesù Cristo. Fa, o Signore, che prendiamo sempre più coscienza del dono che ci hai fatto. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, o Signore. Tu hai scelto il popolo di Israele tra tutte le nazioni perché fosse depositario delle tue promesse. Fa che viviamo nella pace e nella libertà. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, o Signore. Tu sei vicino a ogni uomo e donna, in particolare a coloro che sono nella prova. Conforta i malati, soprattutto coloro che soffrono di malattie gravi e incurabili. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, o Signore. Tu vuoi che tutti gli uomini e donne siano salvi. Sostieni, o Signore, i missionari nella loro opera evangelizzatrice. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, o Signore. Spesso ci troviamo disorientati di fronte a tante proposte che provengono dalla società. Aiutaci, o Signore, a riporre in te la nostra fiducia e la nostra sete di verità e di pace. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, o Signore. Ti preghiamo, Padre, per i nostri fratelli e sorelle in Ucraina. Porta la fine dell'ostilità e riposo eterno ai defunti. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, o Signore. O Signore onnipotente, ascolta il tuo popolo che ti rivolge la preghiera. Manifestaci il tuo volto paterno perché sappiamo accogliere la salvezza che tu ci doni in Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Trasforma per noi, o Signore, il sacramento di salvezza, l'offerta che ti presentiamo
come segno del nostro servizio sacerdotale, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il digiuno quaresimale, tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te ineggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.